Mister, lei parla di Di Mauro Folgarida e del rapporto tra il Napoli con i tifosi come di un esempio anche per i grandi club europei. Ma non è più Di Mauro Folgarida, è Di Mauro Napoli o Napoli Di Mauro, non lo so come dire, però la città e il paese è napoletano, è veramente una bella cosa. Non me lo aspettavo, so che questi villaggi, il villaggio Napoli che italiani sono unici per fare in modo che i tifosi possano vedere i loro giocatori da vicino, perché durante la stagione è difficile, siamo a porte chiuse, poi c'è la gara, quindi le vedono da lontano, invece qua c'è veramente la possibilità per le famiglie di venire e di godersi la presenza della squadra, quindi a me piace tanto. Mister, una settimana di lavoro con la palla e fisicamente, com'è il quadro della situazione della squadra che ha trovato? Sono stanchi del lavoro, però vuol dire che abbiamo lavorato bene e poi ci sarà un ultimo amichevole domani dove ancora una volta gestiremo il tempo di gioco, perché più di 45 minuti non sarebbe bene per i ragazzi, però stiamo mettendo in campo tutta l'allegria dei tifosi. L'ultima domanda, non le chiedo del mercato, però le chiedo a questo punto la situazione, campionato italiano, come le vede? Lei ha parlato anche della necessità di ritarare mentalmente i giocatori e ricreare la fame. Sì, perché sono tante grandi squadre in Italia, l'anno scorso abbiamo visto che in tutte le finali delle coppe europee c'era una squadra italiana, vuol dire che il campionato italiano è diventato di nuovo grande, è il più grande per il momento di tutti, è il Napoli, quindi dobbiamo essere all'altezza di questo risultato l'anno scorso.